Buongiorno amici di Italian Road, vi presentiamo la nuova Toyota Yaris, è una 1.4 diesel 4D in allestimento style. Saliamo a bordo e vi parliamo di interni. Siamo di fronte al volante della Toyota Yaris, come potete notare è interamente in pelle con cuciture in contrasto color rosso. Oltre ad essere ben realizzato, di ottima manifattura e comodissima l'impugnatura, lo sterzo presenta comandi al volante posti sulle due razze. Sulla razza di destra i pulsanti per l'attivazione e disattivazione delle chiamate tramite connessione Bluetooth, il pulsante del mantenimento di corsia. Questo sistema ci permette di essere avvisati quando fuoriusciamo dalla nostra corsia, ci avvisa tramite un segnale visivo e acustico, pulsante del limitatore di velocità. E alle spalle del volante troviamo un'ulteriore leva per i settaggi del cruise control e del limitatore di velocità, quindi possiamo facilmente impostare la velocità desiderata. Sulla razza di sinistra i comandi per la gestione dell'audio e della nostra playlist di ascolto. Giriamo la chiave ed attiviamo il motore della Yaris. Il cruscotto è diviso in tre quadranti, dove sul lato destro presente il livello carburante, la spia che ci avvisa che è attivato il sistema di controllo di corsia, possiamo quindi disattivarla e attivarla, il pulsante per comandare il computer di bordo che sta sulla parte centrale, come potete notare all'interno del contachilometri con ulteriori spie di informazioni. Quindi andando ad agire sul pulsante possiamo andare a visualizzare il consumo istantaneo, il consumo medio calcolato ed ulteriori informazioni da computer di bordo, oltre alla temperatura esterna di 20 gradi e l'orologio che indica l'orario. Mentre sul lato sinistro troviamo il contagiri e due pulsanti per poter impostare l'ora. La nostra Yaris è la versione style con aggiunta di pacchetto Safety Sense e Navi Touch and Go 2, quindi abbiamo anche i pulsanti per l'attivazione del sistema di abbaglianti automatico e del sistema che previene la collisione con veicoli che ci precedono, quindi possiamo attivarlo e disattivarlo. Se ci avvicinassimo troppo ad un veicolo ci informa prima tramite un segnale acustico e visivo, nel caso invece il sistema rileva che l'impatto è quasi imminente, il sistema frena automaticamente. Procedendo sulla plancia comandi troviamo le due bocchette da reazione centrale, il grande display, comodo il pulsante dell'hazard a portata di mano, le spie sulle informazioni delle cinture di sicurezza airbag, gestione dell'audio. Dall'altro lato troviamo le informazioni per quanto riguarda la cronologia dei consumi, impostazioni del sistema e del veicolo, la connessione con il nostro smartphone e l'attivazione del navigatore per poter inserire la destinazione desiderata. Proseguendo ancora troviamo il climatizzatore Bizona. Si può gestire facilmente, oltre ad essere visualizzato su questo display LCD, le impostazioni sono visualizzabili anche sul display centrale e anche il conducente può impostare la temperatura desiderata. Scendendo ancora più in basso troviamo presa 12V, la presa USB e AUX. Sul tunnel centrale troviamo un comodo vano portaoggetti e due vani portabibite. Il cambio manuale a 6 rapporti, come vi anticipavamo, è una 1.4 diesel, quindi a 6 rapporti si abbattono ulteriormente i consumi. Anche il cambio è rivestito in pelle con cucitura a contrasto, così come per il freno a mano. Sulle portiere sono presenti i vani portabibite e portaoggetti, molto comodo sulla parte anteriore del lato passeggero, quindi ulteriori vani, il cassetto è anche condizionato oltre ad essere capiente e altri vani li troviamo anche dal lato guida, dove questo ulteriore spazio può consentire di poggiare ad esempio il comando per il proprio box. Altra caratteristica della Toyota Yaris in versione style è la presenza del tetto panoramico, dove è possibile facilmente chiudere tramite questa tendina sia il lato anteriore che il lato posteriore. Premendo su questa parte facilmente si riapre
la tendina e possiamo dividere anche il tetto panoramico in due porzioni. Per i vlog interni a bordo della nuova Toyota Yaris è tutto, vi diamo appuntamento su italianroad.it per l'articolo completo in collaborazione con Toyota Italia. Ciao!